Quando parliamo di Italia, troppo spesso dimentichiamo i nostri simpatici amici meridionali. Parliamo sempre di centro-nord, si parte sempre da Roma in su. È un peccato perché in realtà il meridione, nonostante tutte le grane che ci dà, in realtà è un bellissimo posto. E lo dimostra questo straordinario scorcio che vi regaliamo. Sembra un dipinto veramente del miglior canaletto questo. E abbiamo oggi un amico meridionale. Questo amico meridionale si chiama Gervaso. E ci è venuto a trovare, passava qui per caso, noi vogliamo sapere come si vive in questo meridione troppo sconosciuto. Voglio dire, parliamo sempre di un territorio italiano, cavolo, no? Per troppo tempo gli storici si sono occupati soltanto della parte di sud di questo paese, totalmente dimenticando che c'è un cuore pulsante che lotta, perché questa terra qui c'ha il grano. Questa terra ha un sacco di roba. C'ha il gelato anche. C'ha un gelato buonissimo, tra l'altro l'ho mangiato ieri sera, era squisito, ma soprattutto abbiamo anche un mare meraviglioso che al nord è sicuramente più pulito, chiaramente. Ma qui però... Sì, perché qua è più animale, c'è più... È lo stato brado dell'italianità. L'uomo è genuino, c'è gente qui con il cuore in mano. C'è una genuinità qui, ma io vorrei sapere dal signor Gervaso come si struttura la giornata di un meridionale. Innanzitutto, noi qui siamo, dove ci troviamo? Noi qui ci troviamo a Ragusa. A Ragusa, un posto meraviglioso. Io ignoravo l'esistenza di tutta questa parte, diciamo un pochino bislacca, perché poi sono strani, perché si comportano in modo strano. Ad esempio, ne ho visti alcuni con dei libri in mano che fanno finta di leggere, in realtà non sanno leggere. No, perché nessuno sa leggere. Qua non si è corrotti dalla cultura, qua si è istinto puro, siamo rimasti come eravamo. Lo zoccolo duro dell'italianità. Allora, quindi uno si sveglia, l'orario medio di sveglia dell'italiano? L'orario meridionale sempre dorme, cioè sempre in uno stato di riposo, perché dopo che hai fatto tutto quel tragitto là, è ora di riposare finalmente. Sì, perché si è stanchi, arrivati a un certo punto si è stanchi. Ma è questo sole che è stanca? È questo sole, questo mare, questo Ma lei cuore. È di Ragusa, perché sento un dialetto un po' particolare. La mia patria dell'anima è Ragusa, ma io ovviamente vivo altrove e sono ancora sbocciate le viole. Sì, perché sentite anche l'accento come particolare, questo dialetto che viene utilizzato per lo più appunto dalla gente semplice come il signor Gervaso. Semplice è una cosa che mi piace dire, ma in realtà semplice è una cosa positiva, è la semplicità che mi piace, che piace a me personalmente quando vedo due occhi come questi, d'amore. Qui siamo tutti così, siamo proprio buoni. Noi speriamo di avervi dato un assaggio di quello. Venite nel meridione, venite, giratelo, assaggiatelo, imparatelo questo meridione, perché è un peccato, perché io mi trovo molto bene, alla lunga stanca e vorrei tornare, anche perché sono già due giorni che sono qua. Però è un posto che ti regala dei profumi, dei sapori che noi che siamo abituati a vivere nel cemento non conosciamo più. Sì, perché quando si è abituati a vivere nella pietra e vivere dove viviamo noi nelle metropoli, dove c'è la luce elettrica, spostarsi qua non è mica facile, ma dopo un po', quando si ha contatto con la natura e devi difenderti da ladri, assassini, puttane, predatori, rettili che si muovono dai massi, dai briganti, c'è ancora il brigantaggio qui, pensate. c'è ancora tutto, bisogna, la lebbra, la peste. Io sempre ovviamente portafoglio e cellulare in mano, perché insomma non voglio nemmeno provocare. E mettiti anche guanti, perché è pericoloso toccare e non bere l'acqua, sai. Non bere l'acqua, devi controllare che sia quella confezionata. Va bene, allora io vado a fare il bagno. Allora, un saluto a Gervaso, vai a fare il bagno, Gervaso. Un saluto anche a questi amici poverini meridionali. Un saluto, un abbraccio a tutti e ritorneremo presto, molto più presto di quanto pensate.